zombie apocalypse. Ma buongiorno a tutti, come state? Spero bene. Nuovo video che criccio oggi. Dunque, questo video appunto che criccio perché quell'altro l'ho dovuto cancellare perché purtroppo, conti perché, vabbè. Nel senso che l'ho dovuto cancellare perché uno era brutto da vedersi perché si vedeva il mio stomaco, non era bello da vedere, e due perché non ho potuto riprendere tutto il tragitto in macchina l'andata e al ritorno con il taxi perché non era gestibile l'ho fatto del videoblog, è vero. Potevo mettere la telecamera di fronte al finestrino, ma anche lì non faceva riprendere perché se ne accorgeva l'autista erano cavoli, è vero, perché potevo riprendere chiedendo permesso senza dover per forza riprendere l'autista, ma filmando ciò che il tragitto di dove andavo. Però così non è successo, sì, vedete, il disfatto perché non c'ho ancora voglia di farlo, ma penso mi verrà voglia di fare il letto disfatto, come potete vedere alle mie spalle. E nulla, quindi praticamente aspettate un secondo, nulla, è come vi dicevo comunque che praticamente non potevo riprendere, ma vi sto già dicendo in questo video che il mio stomaco ora sta bene, ma non benissimo. Infatti stamattina avevo bruciore di stomaco. Sì, se mi chiedete cosa sto prendendo per lo stomaco, sto prendendo una medicina per il reflusso gastrico, ma non dico cosa, non mi interessa neanche di dirlo, però sto bene, dai, con lo stomaco. Non devo mangiare cose che fanno male lo stomaco, questo certo che sì. Non faccio diagnosi qua su YouTube perché non mi sembra il caso diagnosi, però sono stata al dottore e niente. Cos'era quella roba che volava di là dietro le mie spalle? Boh, vabbè, scusate, ma vedo una cosa dietro di me che ci ronzola intorno. Boh, vabbè, e niente, quindi praticamente stavo pensando per questo video che dicevo con voi e di dirvi soprattutto se vi sta bene che vi parlo di queste cose qua su YouTube, di come sto, di come non sto, perché anche questo video portare sul mio canale, vedo che lo fanno quasi tutte, portare ciò che vogliono portare di bene o di male su YouTube, perché non parlo anche io, e quindi mi sono decisa finalmente a portare questi tipi di contenuti dove si dicono i propri stati di salute. Lo so, non è bello portare i propri fatti privati, ma io ho deciso di farlo. Perché ho deciso di farlo? Perché sì, non è una valvola di sfogo, ma più o meno sì, e quindi perché no? Lì vedete il mio cavalletto, perché poco fa stavo pensando di registrare da quella parte, ma lo uso solo per i video casalinghi o anche altre cose. Per il momento questo lo posso appoggiare anche, non lo so, da quella parte lì, da questa parte qua, vedete? Qui, dove c'è la casa del mio computer, questa qua, questa qui, sì, dove c'è anche i trucchi, lo appoggio di là e è tutto a posto. Quindi non vedo perché devo per forza registrare, cioè non registrare, appoggiare il telefono da quella parte lì, vedete, no, dov'è? Sì, è di là, eccola qua. Quindi nulla, stavo pensando, sì, lo so che questo è un video senza senso, ma a me piace registrare i video senza senso, non ci posso fare niente. Comunque sì, ho deciso che ho bisogno di fare più video vlog che non solo che ricci, dove mi trucco, dove parlo con voi. Volevo portarvi anche video di ginnastica, visto che io ginnastica ne faccio poco e niente, senza dovermi bisogno di vergognare, perché non c'è nulla di più bello che fare, muoversi un po', farvi un po' di attività. Sarebbe bello per voi farvi vedere come io mi alleno, più o meno, detto tra virgolette, già, esatto. E quindi
Ho bisogno di allenarmi anche io perché ho qua la schiena che non è messa bene, c'ho la lombo scoliosi, voi non lo sapete, ma ve lo dico adesso, c'ho la lombo scoliosi e quindi avevo bisogno di, cioè, quante volte dico avevo bisogno, ho bisogno, vabbè, nulla, ho necessità di fare tanto ginnastica, fisioterapia e la voglio fare perché così almeno mi tengo un movimento e almeno mi scende un po' di panzetta, che vedete quanta pancia ho, panza, e vabbè, non sto lì perché poi a un certo punto possono correre a farmi prendere in giro, a me non mi sta bene, però lascio perdere, lascio correre e a me non me ne importa la mazza. Adesso qua stanno abbaiando i cani, ma io proseguo lo stesso e nulla, non so quante volte ve lo farò vedere, ma ho sempre qui la mia solita bella borsettina, questa qui, di quando vado in giro. Sì, lo so che vi piace anche a voi ed è bellissima. Peccato che ieri, tanto per dirne una, me ne è successa una. No, non sono caduta. È caduta lì da mano. Ce l'avevo a tracolla e la tracolla, bye bye, mi si è rotta. Ma vabbè, dettagli. Mi si è rotta la tracolla, non credo di aggiustarla. Ma più che altro credo di poter, come dire, Non veramente, come posso spiegarmi? No, stavo pensando di aggiustarla con un altro gancio, ma se la prendo da un altro gancio, come dire, magari mi viene di rompere un'altra borsa nel caso. Quindi, più che altro, aspettate che mi stavo grattando sulla gamba, che è un brutto assurdo, vabbè. Niente, sì, non voglio rompere un'altra borsa per aggiustare quella lì, e quindi non mi va. Preferisco di più usare i ganci, cioè i manici di questa borsa, vedete? Non so cosa si possa vedere. Sì, i manici reggono ancora, mentre la tracolla, nine, per niente. E quindi ho deciso che, anzi, necessità no, priorità neanche, si potrebbe chiamare, ma più che altro non mi va di avere la borsa con la tracolla. Vabbè, potevo anche portarla senza tracolla, però questo mi è successo, come si è rotta la tracolla. Hai finito adesso di parlare di tracolla? Sì, ok. Scusate, mi stavo venendo un singhiozzo, o non so cos'altro, champagne. Sì, mi è venuto in mente che, aspettate un secondo. Ah, vi stavo dicendo, questa tracolla, non tracolla, di nuovo, questa borsa sta al fatto che mi piace tantissimo e la amo alla follia, mentre quella nera che ho è stra ingombrante. Quindi non so io come farete voi a avere una borsa così ingombrante come la mia. Forse è vero, ce l'avete meno ingombrante, ma io una borsa che ce l'ho di là in quell'armadio dietro col vetro lì è molto grande, è grande così, ha così grossa, vabbè, l'avrete vista nei video, non voglio farvela vedere, però sono certa che ce l'avete ad esempio di quale sia. E niente, comunque, allora vi ribadisco, il taxi non ho potuto registrare, non potevo, sì, l'ho registrato, ma la cavolo di cane. Infatti ho visto che molti hanno detto non si sente niente, non si vede niente, come si suol dire. Lo so che voi non volete che vi metto le parole in bocca, che non l'avete detto, ma me lo penso io per me. È vero, si sentiva nulla perché ho tolto l'audio, perché stavano parlando tra di loro, mio nonno e il tassista. E non volevo si sentivano tutte le fesserie, no, non voglio dire fesserie, più che altro i fatti loro, le chiacchierate loro, di cose che neanche riguardano me. Vabbè, stavano parlando di tempi antichi, passati, dell'antichità dei nostri te dei tempi dei nostri antenati, anche quello che succedeva nei tempi antichi, insomma, non sto qua a discutere di cose, di come e perché, però i vecchi antenati hanno passato un sacco di cose belle ma anche brutte, ma non voglio dire, non voglio entrare troppo nei dettagli. Sta il fatto che stanno discutendo di cose,
importanti e meno anche di quello del giorno d'oggi, ma non è il caso di portarlo qua su YouTube, già ce n'è troppi in giro sul web, figuriamoci se lo porto io qua su YouTube, quello che sta succedendo oggi nel mondo. Già sappiamo di cosa sto parlando, ma non voglio entrare troppo, ripeto, nei dettagli. E niente ragazze, era solo per dirvi che appunto il tassista non ho non ripreso né dove stavo andando io in taxi e non è tantomeno ho ripreso il finestrino per vedere le belle campagne appunto di Sassari che vi stavo facendo vedere in quel video che purtroppo ho dovuto cancellare e cancellerò anche il post dove ho messo il video perché mi sa che il post è rimasto, sì. Come dove avevo scritto nessun contenuto disponibile, quello cancello perché altrimenti non avrebbe senso tenerlo, quindi lo cancello e così è fatto. E appena posso monto questo, monto, si fa per dire perché cerco di fare qualche effetto speciale, transizioni, non so bene, però almeno spero che vi possa piacere questo video parlucchiato, cioè, nel senso sì. Dove vi parlo un po' di quello che è successo a quel video che ho cancellato e perché l'ho cancellato e soprattutto cosa dicevo nel video che stavo cancellando e come mai era muto. Vi ho detto, punto, finito lì. L'outfit, ve l'ho anche detto, era un vestito bianco e con la camicetta, cioè la maglina, ve la faccio anche vedere. Sarebbe questa qua, vedete? Questa è la maglia, la maglietta. E questo che è sfigazzato è il vestito che tra l'altro non ve l'ho mandato in onda, ma ve lo manderò in onda casomai andrò a fare un'altra visita, vi mando in onda l'outfit o su Instagram o addirittura su YouTube, vediamo un po', perché quello l'ho cancellato ma lo devo rimandare in onda. Oggi oramai sono vestita in un altro outfit, infatti l'outfit di oggi è questo, ma non fate caso alle ciabatte perché le ciabatte sono orribili, lo so, sono solo per andare in spiaggia o per fare le casalinghe, appunto le pulizie domestiche. Questo era solo un vecchio pallerecchio, come si dice vecchio chiccio, come le chiamo io di solito. Nulla ragazze, adesso io vi lascio e non so fino a quanto potrò parlare. Perché no, voglio parlare, però vogliamo anche darmi una mossa a sistemare altre cose. Boh, vabbè. E niente. Quindi. No, il letto non lo sistemo perché non c'è neanche voglia, però non lo so così com'è. Se casomai mi viene voglia di registrare qualche altra cosa. Prendo il telefonino e registro altre cose. Per adesso non voglio registrare niente e non registro niente. Però stavo pensando, cosa mi servirebbe qua? Ah, mi ho comprato altre scorte di detergenti per lavarmi la testa, eccolo qua. Due ne ho preso. Ve lo faccio vedere così. Ops, sto ballando la telecamera. Uno è questo della Fructis, però se lo metto alla luce è meglio. Fructis, si sì, è messo al contrario, ma abbiate pazienza. Vabbè, Fructis, Garnier, olio pistacchio e pectina distrutta. No, vabbè, ce la posso fare. Allora, pectina di frutta, aiuto, non ce la stavo facendo a parlare. Olio di pistacchio, ok, shampoo, definizione, Hydra, Ricci. E vabbè, contouring possibile. Guardate cosa vi è scritto qua. No, vabbè, ho solo io che sono matta. O qua hanno scritto una cosa che non ci azzecca la mazza con i capelli, ma sorvoliamo che è meglio. Io non è che me ne intendo tanto di queste definizioni, di queste diciture qua sugli shampoo, ma ho il presentimento che ci sia un errore su sti shampoo, vabbè, Champetre, Garnier Fructis, Hydra Ricci, shampoo definizione, sto oltrepassando quello che ho scritto nel mezzo, vedete questa scritta qui, contouring, cosa diavolo è lui? No, l'ho tolto la dicitura, nel senso che non l'ho letta più perché, no, non la leggo perché è illeggibile, non mi piace cosa c'è scritto qua, quindi la oltre al volo la passo.
niente, poi vi dicevo olio di pistacchio, e pectina di frutta, capelli da mossi e ricci, ricci nutriti e definiti, 90, no vabbè, 96 ore di crespo e anti-umidità. Ok, e questo è quanto. Quanto ce n'è qua? Ce n'è 250 ml di prodotto per un paio di 12 mesi. Ok, e questo è quanto, vedete? Sì. Ah, se sto registrando con la telecamera frontale, perché dovrò fare come Enza Beauty Mua, qualcosa del genere, si impara che si chiama così. Anche lei pare che non si trovi bene a registrare con la frontale, e mi sa che ha ragione, perché con la, non con la frontale, scusate, con la posteriore, con la telecamera posteriore del telefono, con la frontale invece sì. E io idem lo stesso, perché sto tremando, non lo so, boh, vabbè. Sto tremando la mano perché sono più di un'ora che la sto tenendo in mano, questo telefono. Siete incastrate al bastone del selfie. Ecco perché avete, sto, c'ho la mano mezza ballerina, ma vabbè. Comunque, vai avanti, cosa hai registrato? Cosa hai fatto qui? Un altro di questi, questo è forfora, tè verde, sì, sempre antiforfora, anche quest'altro è antiforfora, questo è lo stesso, capelli normali, effetto antiforfora immediato, lenitivo anticomparsa per 2 settimane addirittura. Vabbè, eccolo qua, si legge? Yes. Sì, se lo metto forse la luce. Ok, tè verde e piroctone, ok, olmina, olamina, ecco qua, vedete, antiforfora, shampoo, ok, sì, Garnier Fructis, eccolo, vedete, sì, questo ce n'è, stessa identica cosa, inutile che ve lo dico, comunque non lo sto a ripetere. Poi ho preso, cos'altro, andiamo avanti, ho preso il Vidal Allergan, olio di argan, eccolo qua, e Vidal, sì, sempre Vidal, nutre, rigenera, body wash, mask, Allergan, mask, dove l'ho letto? Body wash, sì, body wash, Allergan, oil, va bene, non c'è altro niente da dire, chissà cosa mi stavo inventando io, vabbè, 500 ml di prodotto. Per sempre per un po' di 12 mesi, lo potete vedere anche voi. Poi ne ho preso un altro, cos'è, al talco questo, tonifica, allora no, questo è muschio bianco e white mask, eccolo qua, un altro, metto alla luce che è meglio, sì. Poi questo cos'è, aspettate un secondo che ve lo tiro fuori. Questo è, allora, Camellia Ambra idrata e rigenera, body wash, sensual touch, sensual touch, ecco qua, lo stavo anche leggendo male, sensual touch, molto buono. E nulla, sempre Vidal, io amo Vidal, generazione Vidal per sempre, anzi Bella Vidal, brava. Già. Adoro i Vidal, ragazza, non so voi, ma a me i Vidal piacciono da morire. Stai detto qua. Ok, se non mi cade tutto qui è troppo. E nulla, ragazze, ci ho passato 18 minuti di video, se non erro. E qui c'è un casino che non avete manco idea. Vedete, alle mie spallucce. Anzi, davanti a me, se mi giro di così, voi vedete che c'è un sacco di casino. Va bene, non vi preoccupate, che appena stoppo il video, o anche prima, non lo so, metto a posto. Ma se no, che ne dite che metto a posto insieme a voi? Però dovrei anche lavare i pennelli e non ho voglia, ma vabbè, quello sono dettagli. Dovrei farmi queste brette sopracciglia perché non sono il massimo. E poi cos'altro devo fare? Niente. Basta. Godermi la giornata, ovviamente. Già. Quindi che dite voi ragazze? E ora che chiudo? Sì, voi direte come voi. Se preferisci continuare, basta che ci fai vedere tutto ciò che fai, ovvio.
Poi ho dei prodotti che ho terminato, anzi uno l'ho terminato, già ve l'ho fatto vedere in un altro video che è Chiriccio. Se non erro, perché non mi ricordo neanche più dove l'ho messo l'altro. No, mi sa che l'ho lasciato in bagno, quindi non so se ve lo vedrò adesso o dopo, no. Però faccio vedere in altri video dove finisco una valanga di prodotti, sempre se sarà così, perché non sono come Witch posizione di bellezza, The Witch posizione di bellezza, ovvero Caterina, che lei termina veramente, ma veramente un sacco di prodotti. E brava Caterina, ti stimo tanto, brava, fai bene. Perché lei è una vera appassionata come me di beauty, solo che io a controllo suo faccio più fatica a stare careggiata, ovvero a stare appresso a tutti i prodotti che utilizzo. Cioè, io ne apro più di 1.000 prodotti, ma poi ne finisco su 2%, uno o barra due prodotti, non sempre ne finisco tutti quanti. Poi se un prodotto mi piace lo dico anche nei videoblog o nei video Get Ready With Me, altrimenti lo dico in Instagram direttamente, perché raga, fa un video lungo dove spiego per mezz'ora, più di mezz'ora, se mi è piaciuto o meno, non fa, perché dopo un po' staccherete il video e andate da un'altra parte dove dicono il perché, per come, di come vi è piaciuto un prodotto, quanto le è piaciuto e via discorrendo. Non c'è bisogno che appunto vi faccia una barbardella per descrivervi un prodotto. È vero, ci sono quelle che lo fanno e lo sanno fare bene, sanno intrattenere bene e tutte le cose che ci sono da precisare, però io non so se sono così brava a intrattenere, però dico, nel mio piccolo ci provo, poi gli altri vedete voi se io sono brava o meno. Va bene, niente ragazze, il video finisce qua perché già sta diventando troppo lungo e io non voglio annoiare, perché penso che anche voi vogliate andare alle vostre cose quotidiane, alle vostre faccende quotidiane. E noi ci si becca un prossimo video, dopo di questo magari. Non so quando lo registrerò un altro video, ma prometto di registrarlo, almeno per me. Poi per voi, aspettatemi se volete. Ciao. Ah, non ve l'ho detto all'inizio, ma lo dico anche adesso. Attivate la campanella se vi iscriverete a questo canale YouTube. Un po' imbranatello, vabbè. Mettetemi un bel like e supporto, appunto, pollice in su e commentate se volete. Ah, fatemi sentire, sì, ciao, fatemi capire se si sente bene nei commenti. Ok, ciao, buona giornata.